Ciao ragazzi, noi siamo Boku Gamers, io sono Tsuki. E io sono Ryozan. E ben ritrovati questa nuova amichevole con gli iscritti. Woohoo! Oggi si tratta di una rivincita, ovvero giocheremo contro Puccio. Esatto. Io da noi conosciuto come Puccio. E abbiamo giocato un po' di tempo fa sul canale. Ve lo ricorderete siccome... perché era un video ASMR. Sì, esatto. E siccome abbiamo detto che, cioè, abbiamo visto che le nostre richieste di rivincite stavano superando un po' l'accantonamento, abbiamo deciso di fare una partita con un nuovo Cioccobino il mercoledì o il venerdì, insomma, e poi un'altra con una rivincita. Esatto, in modo da accontentare un po' tutti, perché altrimenti chi chiede la rivincita davvero deve aspettare troppo a lungo, per cui abbiamo deciso di seguire l'ordine di richiesta, sì, però di alternare, in modo che chi ha chiesto la rivincita non debba aspettare 8 anni, come è successo a qualcuno già. Che molto probabilmente commenterà questo video. Ma non parlavo di nello specifico, parlavo in generale. Certo. Ovviamente alle 93 non ce l'abbiamo con te. Era solo per fare una battuta. Adesso aspettiamo che Puccio arrivi. Nel frattempo Tsuki vi ricorda giusto due cosette. Sì, di passare a trovare la community italiana di Capitan Tsubasa Dream Team Ita su Facebook, dove ci siamo anche noi. Passare anche nel nostro server, diventeremo forti e conquisteremo il mondo con tutta la mandria di Cioccobini al nostro seguito. Esatto, a son di pallonate o di tecniche da Saint. Ah, e tu invece devi dire le regole. Giusto. Allora, overall, come mercoledì non ci abbiamo limiti, perché non ne ha chiesto. Quindi io andrò di nuovo con la mia main imbarazzante da 858k. Eccolo qua. Penso che questa sia la squadra di qualche evento, Puccio. Sì, infatti, sicuramente. Skill S70 anche oggi, quindi sarà battaglia... Ah, già può perdere. 916k, qua siamo a 60k sotto, raga. Se inizierà a diventare davvero... Secondo me è una giappo verde, Rio, caro. Sì, mi ricordo che avesse una giappo verde lui. Col mitico Akai verde, che ai tempi non era uscito ancora il DC, che mi aveva bloccato Yuga. Mi aveva bloccato Yuga in tutti i modi, io non ce la potevo fare, stavo impazzendo. Probabile che l'abbia anche molto migliorata, visto che ha un punteggio allucinante. Scommetto che ha Misaki, io ne sono convinta al 99%. Spero di no, perché potrebbe essere un problema. Allora, questa è la formazione che avete già visto mercoledì. Ecco. Cavolo se l'ha migliorata. Non bella faccio Puccio. Commenti. Perché altrimenti mi intristisco. Bella Puccio, bella squadra. No, questo. Facciamo così. Mamma mia, quanto l'attente anche lui. Allora, vediamo come siamo messi. Un po' male. Un po'? Io continuo ad avere un po' di mal di gola. Devo fare una cosa brutta, ma purtroppo con quel centrocampo tutto auto-intercetti non è che si possa fare diversamente. Tra l'altro c'ha Genzo Dreamfest in porta, quindi con Roberto è difficile segnargli. Con Levi in peggio, perché non è... C'ha anche Gito in area, quindi Ale. Però così riesco ad arrivarci. Vediamo un attimino di scaricargli subito una cannonata con Tsubasa. Vai Tsubasa! E niente, c'ho mal di gola. Ehi, c'è la parata del 97. Mi sento male. Ai ai ai, davvero grigia, eh? Mi sento male. Gli ha dato pure una parata forte. Ah, Genzo DF con la parata di Genzo 97. Già. Mi sento male.
Ok, non ha il balenante, questa è già un'ottima cosa. Facciamo così. Vediamo un po' se vuole andare a restituirmi coppia d'oro. Sì, vuole andare a Cuccio, mi restituirmela. regali qualche giocatore? Davvero, Cuccio. Tipo Misaki, no? Ok, da fuori aria addirittura. Vediamo un po' a quanto arriva. Vediamo un po' a quanto arriva. 21k per 397. Proviamo con la parata del 97 anche io. Vediamo se riusciamo. Ok, critico argento dal nulla. Dai, Genzone mio, dai, Genzone mio. Grandissimo Genzone mio. Così. Abbiamo risparmiato un pochino di stamina. C'era sotto. Ma perché le ve... Cavolo, io non capisco perché io li vedo che non dovrebbero matchare, cioè che non dovrebbero attivarsi e si attivano lo stesso. I nostri telefoni ormai sono vecchi, Rio. Dici che è per quello? Secondo me sì. O magari è solo la rete sovraccarica in questo periodo. Quell'intercetto, ma niente male. Fuori gioco. Perfetto. Puccio. Sono io la regina del fuorigioco. Non è una mia Incredibile. partita se non è un fuorigioco. Lol. Una bella rogna è questa partita. Cioè questa formazione. No, non laggare adesso. Non la gara. Dai! Ho dovuto fare anche in fretta, speravo di averlo fatto bene. Fateci uscire da questo carcere. Davvero. Tutti quanti. La rete è sovraccarica, non si riesce più a giocare come si deve. Oh no. Già. Fateci lavorare. Vediamo un po' se me l'ha letta. Comunque io Me l'ha letta. devo ringraziare ancora i nostri cioccobini che stanno crescendo sempre di più. Abbiamo da poco superato i 300 e siamo già a 337. Assurdo. Grazie ragazzi. Mi sembrava doveroso fare un ringraziamento a uno di questi video. Prendila. Grande Roberto! Robertone del mio cuore. Andiamo. Let's go e niente. Perché non l'ha preso? Lo so, i telefoni sono vecchi, ho capito. Cominciamo a giocare da Blue Stack, il problema è che da Blue Come facciamo Stack... col mouse? All'inizio ci abbiamo anche provato, ma era un macello, raga. Esatto. E poi... Come si dice? Dai, Crasha Robertone mio, più del sciupagliela a mamma. telefono. Sciupagliela Crasha più a del mamma. telefono. Lo so, sciupagliela a mamma, Robertone, Vai, vai. Sciupagliela Roberto. a mamma, fagli volare il cappellino. Non Non ci ci credo. credo! Non ci credo! Roberto Ongod, tutto per voi, raga! No, vabbè. Io non ho parole, cavolo. Vabbè. Oh, gli avevo chiesto di sciupargli la mamma, gli ha sciupato la mamma. Vabbè.
il Tsubasino è bello che è andato. È per forza coppia d'oro più paracadutistico. Qua non ci ho neanche provato, raga, perché tanto ho finito i cheat. Quindi siamo non avevo primo più tempo. Critici. No, non è quello il problema. Per me non gliel'avrei mai presa, perché lui ce l'ha ancora e c'ha il coppia d'oro S70. Ah, non gliel'avrei giusto. Manco sfiorata. Ah, ok, non c'è arrivato in zona per tirare. Ok. Mi è andata anche bene, raga. Ringraziamo la buona stella che prima mi ha fatto fare un gol che non avrei mai dovuto fare. E poi ha impedito a Tsubasa 2.0, è vero! Non ci avevo quasi fatto caso. Cribbios è migliorato. Guarda chi c'è in panchina. No, no, tu dici no, ti prego, no. Già. Se c'è anche il tiro del Dreamfest. Non si può controllare da lì. No, non ti fa. Beh, troppo sarebbe stato. Già che ti fa vedere la squadra avversaria. Questo è un consiglio per la club. Non lo faranno mai. Non dovevano fare mai neanche questo, eh. Vabbè, ma questo non è niente di scandaloso. Cioè, vedi giusto chi c'è. Ma vedere anche le stazze, magari anche come sono breccati, non mi sembra davvero fuori luogo. Che figo. Scherzo, ovviamente. Rio, se hai qualche decisione ti conviene farla in fretta perché sta scadendo il tempo. È fin lì. Allora, quello che posso fare è questo. Così provo a contrastargli i vari 1-2 di Roberto e Tsubasa. Poi c'è ben poco che posso fare, francamente. Quindi continuerei così. Giusto e si va avanti così. Che poi a Tsubasa non penso che mi... Eccolo lì. Ha tolto Wairan e ha messo e anche il vero uomo. Però è medio è quello. Cioè in questa squadra non è che prenda... Non è che giochi con chissà quali buff. L'ha messo solo per permettere... Esatto. L'ingresso di Nathu. Servirebbe a Kai di Chico. A me? No, a lui. Ah, aspetta. Lo so, Puccio, starò dicendo una cosa brutta per fare i cambi. E figurati se non ce l'ha l'S70 del Dreamfest. Meraviglioso. Giustamente. Ce l'ho troppo basso il contrasto pericoloso. Devo alzarlo. E volerò in alto. Allora, vediamo un po' quanto sta. Troppo. Genzone mio, sei chiamato al miracolo qui. Sei chiamato a fare un miracolo immenso. Già, esatto. Puoi farcela, Genzone mio. Io ci credo in te. Vai, Genzone mio. Genzone mio! Genzone mio! In faccia da tu di cima, lo para! Un grande! Non ti distrarre, Rio. Ma è un grande, non sì, mi io interessa. Io sono ancora scioccata. Poteva sigillarmi il tiro, che almeno era un 50-50. E io ho tiro. Spazi, esatto. Non posso fare altro, ma la prende tutta la vita. Esatto. Ah, se vi chiedete perché c'è Levin Club nel mio team, raga, secondo me qualcuno da mercoledì a oggi c'è già arrivato. Comunque è per un discorso di latenti. Come sapete potenzia i giocatori di club, quindi grazie a lui potenzia in un colpo solo Roberto, Genzo, Gentile. Per cui è tutto lì. E inoltre, se non mi sigillano le tecniche, riesco anche a usarlo in movimento. No, non ci è arrivato Kishida.
Ma la provo così. Sì, conviene. Vediamo un po' se fa il miracolo col suo contrasto. Vediamo un po'. Il gioco ci sta pensando. Ok, non ce la fa. Giustamente. Mamma mia, quanto c'è da soffrire. Quando gli capita, seriamente, quando capita la palla al piede a Tsubasa 2.0. Palla la lancia Yuga. Sì, perché era scarico Tsubasa. Sì, sì. E così c'è anche il vantaggio a colore su Genzo. Porca locca. Porca locca. Genzone mio, sei chiamato a un altro miracolo. Io credo in te. Puoi farcela, dai, Genzone mio. Dai, un dorato. Dacci dai, un dorato. Genzone mio. Dai, Genzone mio. Dai, Genzone mio. Dai, Genzo. Genzo, sei tutti mio. Noi. Dai, Genzone. Genzone mio, ho parato anche questa. Ma cosa è? Ma cosa è? Ma bellissimo lui. Vabbè. Meraviglioso. Qua ti conviene dribbling e poi dribbling, lo stesso per te. Dai. Se tanto mi dà tanto, Mazzo ha fatto intercetto. Dai, passalo. Così, vai Robertone. Avanti, 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 avanti. No. E niente. Me la tento. Beh, ma vediamo un po'. Ok, ha fatto il blocco. Sì, vabbè, cavolo. Sogito in area di rigore. Ma non era in area. Non era. Ah, è vero. E qua tocca a Ishizaki. Dai, Ishizaki, devi bloccarlo. Altrimenti è un dramma. Grande! L'uomo vero! L'uomo vero! Hai scelto Azio, ti conviene tirare. Porca miseria, quel Matsuyama è peggio del prezzemolo, è dappertutto. Porca miseria. E c'ha recupero veloce. Già lo so, ma porca miseria, in tutte le azioni, se ci fai caso. Sì, ma è normale, anche da me è così. Porca miseria. It's infatti l'aveva anche letta. L'aveva anche letta, grande cuccio. Giustamente. Tiro debole. Beh, ho tirato da casa mia. Ce normale. L'hai doppio questo Genzo da regalarmi? No? Niente di niente? Allora, Yuga in gioco. Già, quindi. Per lui c'è solo il dribbling, ok. Dai, Yamatsu. Matsu, dai, Yamatsu. Matsu, 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 Matsu. Ok. Ok. E qua devi di nuovo spassare. No. Io provo il dribbling. Ok. Però quel blocco me la toglie. E finisce. Ma è finita! Così. Sì! Ma vieni! Ma vieni! Grazie, Puccio. Mamma mia, che squadra che hai messo su! Cavolo, Puccio, bellissimo. Mamma mia! Sì, ti invidio un po' di giocatori. Mamma mia, che squadra ha messo su! Ti invidio un po' di giocatori, Puccio. Mamma mia, e comunque Ishizaki, anche senza essere in una medie, come ne ha tolto palla. Già. Vabbè che Levin sta giocando solo con le latenti, cioè con 2-3 latenti, però cavolo, non è da poco. Poi vabbè, anche il dribbling high in effetti contro blocco S70 ci può stare, dai.
Ma tanta roba sì, di squadra. Davvero bello, 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 bello. È stata davvero una bella parità. Raga, tanti mi piace per Genzone mio che... Cioè, cosa non ha parato? Ditemi cosa non ha parato. Grazie alla sottoscritta per avertelo preso. Grazie Zucchi. Ah, per chi non è nel server e non lo sa, la storia di quel Genzo, non mi ricordo se l'abbiamo detta in video. Praticamente credo di no, in caso ripetere gli fa bene, dai. Avevamo regalato 100 Dream Ball, era una domenica, e ho detto vabbè, faccio un paio di multi sul banner dei 1000 giorni di rilascio dell'app, e vuote. Ho detto vabbè, a sto punto investo 50 Dream Ball che avevo già, così faccio anche la free, tanto vale, completo il giro, faccio anche quella multi vuota. A quel punto c'era la free, ho dato il cellulare a Zucchi, ho detto fai tu. Sono usciti Genzo e Roberto assieme. Ma che cosa. Vabbè. E quindi è per quello che adesso c'ho Roberto con l'intercettazione repentina e perché c'ho il Genzo nuovo. E questo è. Grazie Pucci, è stata un'altra bellissima partita. Esatto. E giocheremo ancora in seguito perché fa sempre piacere. Sì. E niente, prima della prossima spettacolare amichevole con i Cioccobini, Zucchi vi invita a... seguici su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, iscrivetevi al nostro server Discord, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, supportateci con i nostri video facendo tutte queste... azioni per noi, così i nostri video salgono, vengono visti da più persone e diventeremo fortissimi e imbattibili. Avremo sempre più cioccobini, quindi esatto, ci saranno più persone con cui chiacchierare sul server, con cui fare partite, eccetera eccetera. Passate a trovare i nostri amici della community italiana di Capitan Tsubasa Dream Team su Facebook e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao ciao. Ehi tu, sì proprio tu, non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo? Non vorrai mica far arrabbiare Bocco? Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta, cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto nei due lati invece troverete video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine, ci vediamo qui alla prossima!